Buongiorno amici e amiche di Vivi Casa Giove, supplemento del quotidiano online Vivi Campagna. Abbiamo il piacere di avere qui nella nostra redazione l'avvocato Vito Marotta, candidato alla carica di sindaco per le elezioni comunali di San Nicola la Strada con il centro-sinistra. Avvocato, buongiorno. Un saluto buongiorno ai lettori e alle elettrici di Vivi Casa Giove. Sì, buongiorno a voi, buongiorno a coloro i quali vi seguono e soprattutto complimenti per il lavoro che svolgete quotidianamente, perché questa è una redazione nella quale io ritorno sempre con molto piacere, un gruppo di giovani che ha messo su una bella squadra e che lavora nell'interesse esclusivo della comunità, portando avanti un'informazione seria e corretta. Grazie avvocato. Allora, all'avvocato Vito Marotta, come dicevo, è candidato alla carica di sindaco per le elezioni comunali di San Nicola la Strada il 31 maggio con la coalizione di centro-sinistra. Avvocato, l'andamento della campagna elettorale. Sì, questa è una campagna elettorale molto entusiasmante, una campagna elettorale senza sosta, una campagna elettorale che stiamo svolgendo soprattutto tra la gente, grazie al movimento giovanile del mio partito, del Partito Democratico, e non solo, ma anche grazie alla collaborazione dei candidati, delle altre liste che compongono la coalizione, cioè Partecipazione Attiva, la lista dei Democratici per San Nicola e la lista NCD, siamo riusciti e lo stiamo ancora facendo a girare in lungo e largo tutta la città. Stiamo montando gazebo fuori le scuole, nelle piazze, nei luoghi pubblici di maggiore incontro, proprio per avere la possibilità di incontrare i cittadini e soprattutto di ascoltare da loro quelle che sono le sollecitazioni più pregnanti che riguardano la loro quotidianità e la vivibilità della nostra città. Diciamo, interessarsi a tutti gli aspetti della città di San Nicola la Strada. Sì, noi stiamo portando avanti una campagna elettorale all'insegna della sincerità e soprattutto all'insegna del senso di responsabilità, perché stiamo formulando delle proposte che partono da una fotografia nitida della situazione attuale. Cioè, noi non possiamo formulare la proposta senza tener conto dello stato di dissesto finanziario in cui versa il nostro comune. Per cui stiamo formulando delle proposte che partono necessariamente dal ripristino dell'ordinarietà, che partono dalla volontà di riportare questa città alla normalità, ovvero alla cura dell'ordinario, da tante piccole cose che negli ultimi anni sono mancate, dalla manutenzione del verde, la pubblica illuminazione, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, gli impianti sportivi della nostra città che vivono una situazione di degrado. E quindi stiamo dicendo che in una situazione di dissesto finanziario è possibile, con uno sforzo, con una collaborazione, con un gruppo di giovani appassionato, portare a compimento il rispetto preciso dei contratti che sono già in essere rispetto a questi servizi minimi che garantiscono la quotidianità. Belle parole, avvocato. Allora, avvocato, io vorrei entrare ancora nello specifico. Sì. I punti programmatici della campagna elettorale, sì, sì, e soprattutto i punti programmatici del PD per San Nicola. Allora, noi stiamo provando e delle altre liste civiche. Certo, la coalizione è una sola, il programma è unico, la sintesi nella coalizione è stata trovata proprio intorno al programma, per cui diciamo abbiamo fatto ruotare tutta la nostra campagna elettorale intorno a tre punti programmatici fondamentali: il ripristino, come dicevo prima, della normalità, della vivibilità quotidiana, la volontà di voler immaginare, programmare il futuro di San Nicola non più in un'ottica soltanto cittadina, ma in un'ottica di conurbazione e in un'ottica di collaborazione istituzionale con gli enti superiori. E poi abbiamo sottolineato la volontà di poter recuperare, fare il possibile per accedere alla programmazione dei fondi europei. Fare questo affidandoci a delle persone esperte che possano portare nella nostra città quelle risorse che purtroppo la Regione Campania rispedisce indietro oggi per l'assenza di programmazione. E in tal senso stiamo insistendo tantissimo anche sulla volontà di creare una filiera istituzionale. La battaglia delle elezioni regionali la sentiamo come una battaglia nostra. Abbiamo una sannicolese candidata che è Lucia Esposito, che auspichiamo tutti possa raccogliere un largo consenso nella nostra città per fare un cammino insieme a lei, per battere i pugni sul tavolo nelle stanze che contano e anche in Regione Campania, per ottenere una collaborazione vera anche dagli enti superiori. Sì, io volevo ricordare che Lucia Esposito è candidata al Consiglio regionale con le liste del centro-sinistra, quindi capeggiante dal candidato presidente De Luca.
Avvocato, un'ultima domanda. Sì. Una domanda un po' piccantina. Sì. Perché votare Vito Marotta? Benissimo, io sono convinto che bisogna votare me per rompere definitivamente con il passato, per affidare la città finalmente a persone dalle mani pulite, finalmente a persone scelte da interessi personali e soprattutto perché porteremo al governo della città un metodo nuovo. A noi non piace l'idea di un uomo solo al comando. Noi ringraziamo l'avvocato Vito Marotta, ricordo ancora l'avvocato è candidato alla carica di sindaco per le elezioni comunali di San Nicola alla Strada il 31 maggio con le liste del centro-sinistra. Avvocato, un saluto finale. Sì, mi aspetta qualche altro giorno di intensa campagna elettorale che ho deciso di fare soprattutto tra la gente, entrando nelle case dei cittadini sannicolesi e chiudere questa campagna elettorale in piazza Parrocchia, così come l'abbiamo aperta alla rotonda, tra la gente e soprattutto raccogliendo le tante sollecitazioni e le tante strette di mano che ci provengono dai cittadini sannicolesi. Grazie. Le auguriamo in bocca al lupo, avvocato. Grazie. Per Vivi Casaggiove, supplemento del quotidiano online Vivi Campania, è tutto.